La Quercetti è un'azienda che da oltre mezzo secolo produce giochi per bambini. Il suo fondatore, Alessandro, scomparso all'età di 90 anni, ha lasciato un'eredità incredibile, una serie di invenzioni, strumenti e giocattoli per far divertire i ragazzini di ogni età. Il servizio di Stefania Conti. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. La televisione non c'era, o se c'era non ce l'avevano ancora tutti, neanche a parlare di computer, PlayStation o 3D. I ragazzini impazzivano per questo cavallino a molla. Correva l'anno 1950, il cavallo galoppa, questo è il suo nome, è stato il capostipite di una linea di giocattoli che ancora oggi, epoca appunto di TV e PlayStation, regge il mercato e come se lo regge. E grazie alla visionaria fantasia, all'entusiasmo e alla indeflettibile volontà di Alessandro Quercetti che più di 60 anni fa nasce questa italianissima industria dei giocattoli. Era un bambino povero Alessandro Quercetti. Negli inverni torinesi degli anni 20 si inventa da solo i giocattoli con quello che trova in giro. Ha una grande passione, l'aviazione. Non solo si costruisce rudimentali o planini che riesce anche a far volare, ma a 16 anni si arruola nell'Arma Azzurra. Partecipa alla guerra e alla fine del conflitto trova lavoro come operaio in una fabbrica di giocattoli. È talmente bravo che presto gli affidano la progettazione di nuovi giochi. Un lavoro ideale per la sua prorompente creatività. L'azienda però fallisce e il nostro, al posto dei soldi, che comunque non c'erano, si fa dare qualche vecchia attrezzatura. Qui comincia l'avventura. Era il 1947 e dopo 3 anni di studi e prove arriva il cavallino, un successo tale che consente ad Alessandro Quercetti di ampliare l'azienda. Nel 1953 arrivano i chiodini, una tavola traforata nella quale si inseriscono questa specie di funghetti colorati per formare disegni. Di lì in poi è ascesa. Un'invenzione dopo l'altra, un giocattolo dopo l'altro, alla conquista di bambini e mercato, europeo, americano e anche, questa è una vera chicca, quello cinese. È il nostro fiore all'occhiello poter esportare in Cina. Normalmente il flusso dei giocattoli è dalla Cina verso l'Occidente e noi facciamo una cosa opposta e siamo molto orgogliosi di questo fatto. Ci è anche capitato di dover combattere contro una copia di un nostro prodotto e siamo riusciti a bloccarlo grazie al fatto non che fosse una copia del nostro prodotto, ma perché utilizzavano le immagini di un bambino nella confezione. Questo bambino era mio figlio e non avevamo dato nessuna autorizzazione a utilizzare queste immagini. Dieci anni dopo i chiodini, la Quercetti comincia a produrre lavagne magnetiche con lettere e numeri calamitati. Anche questi oggi sono oggetti di tutti i giorni. Adesso a guidare l'azienda sono i 3 figli di Alessandro, Andrea, Alberto e Stefano. Tutti e 3 nati e praticamente cresciuti in azienda, usati anche per la pubblicità e non solo. Noi testavamo anche, io e i miei fratelli, testavamo i prodotti che ancora dovevano andare a uscire sul mercato. Quindi avevamo le anteprime da parte delle invenzioni di mio papà. E chiamavate gli amichetti, venite? Che assolutamente sì, lo facevamo con tutti i nostri amici della zona, del quartiere. Li chiamavamo a testare insieme a noi i prodotti e a vedere quali erano le reazioni e qual era il grado di divertimento che potevano avere usando questi prodotti, anche se erano prototipi. Quindi suo padre faceva una mini inchiesta di mercato praticamente, sì, in casa? Una inchiesta di mercato in casa utilizzando i suoi 3 figli e gli amici dei figli.